In India ci siamo sempre riferiti al suolo come suolo madre. Nel Tamil Nadu diciamo Taiman, ma per esempio negli Stati Uniti si riferiscono al suolo come sporcizia. Se questa è sporcizia, allora io e voi finiamo per essere dei sacchi di sporcizia, purtroppo. Quindi il mio lavoro è fare in modo che noi, come generazione di persone, non finiamo come sacchi di sporcizia, che davvero sosteniamo, sperimentiamo e nutriamo il suolo come suolo vivo. Molte autorevoli agenzie internazionali hanno affermato chiaramente che approssimativamente ci resta abbastanza soprassuolo per circa 80 raccolte sul pianeta, che è appena dai 40 ai 60 anni di tempo. Qual è dunque il nostro piano per il futuro? Il suolo non è certo una nostra proprietà, è la nostra eredità. Le generazioni precedenti ce l'hanno lasciato per consegnarlo almeno nelle stesse condizioni alla generazione successiva. È una fondamentale responsabilità che abbiamo come generazione di persone.